Ciao, buon martedì. Anche oggi siamo stati insieme nel nostro spazio dedicato alla musica. Oggi non era prettamente rock, devo dire la verità, anche perché volevo cercare qualcosa che raccontasse un po' la storia dell'Epifania, della Befana, ma alla fine ci siamo imbattuti in streghe e non solo. Tra l'altro, insomma, in streghe che ci hanno tenuto compagnia anche con la musica. Abbiamo iniziato con Gabry Ponte, la sua danza delle streghe, quindi abbiamo iniziato proprio a livello dance fin troppo, per poi passare ad esempio ai Fleetwood Mac, dove si racconta di questa donna che vola, quindi si presume sia una strega. Abbiamo raccontato chi è la Befana e quindi anche questo immaginario che un po' va rivisto sia sul suo modo di vestire, che non ha questo cappello a punta, ma un foulard legato in testa, non ha questi stivali ma delle scarpe comode, insomma questa visione della Befana che viene un po' mischiata anche alla visione della strega stessa. E poi abbiamo scoperto anche quali luoghi possiamo magari visitare proprio quando viene la festa della Befana o anche di Halloween, e quindi insomma si festeggiano queste donne. Soprattutto siamo partiti da Triora, siamo andati a Rifreddo, ma alcuni di voi mi hanno raccontato e ricordato che anche Benevento, ad esempio, è famosa per la strega anche per il liquore, e poi chi invece mi ha chiesto se addirittura era andata nel paese di Dracula. Insomma, viaggio, viaggio, abbiamo fatto anche i viaggi, non solo a livello di musica, ma anche a livello proprio di, diciamo così, di posti. E poi ci siamo ascoltati due vinili, oltre ai brani che vi ho detto poco fa. Uno di questi era i Red Hot Chili Peppers, una copertina bellissima, quella di questa donna, insomma, con loro che la guardano estasiati, e sul retro la dedica in memoria di Hillel Slovak. Credo che questo sia uno dei suoi capolavori. E poi non c'entrava niente con la Befana, non c'entrava niente con rock o con le donne, ma c'entrava gli animali, quindi in qualche modo anche l'Epifania, la Befana, insomma, viaggia e cerca di portare buon umore comunque, al di là di tutto, non solo il carbone e l'aglio, e cerca di preservare il nostro territorio, così come anche loro, i 10 e 100 Maniacs, che con questo album hanno voluto raccontare anche un po', diciamo così, la storia dello zoo e degli elefanti. E noi da questo album ci siamo ascoltati, in realtà, il brano Trouble Me, che è una delle due cover presente proprio qui all'interno di questo album. E la cover è quella di Stevie Wonder. Tra l'altro, vedo solo adesso che la cosa particolare di questo album è che praticamente i testi sono scritti in tutte le lingue, quindi c'è il testo tradotto in italiano, in inglese, in francese e in tedesco. Bello, bella questa cosa, non l'avevo notata prima, ma insomma devo guardare più sovente all'interno, diciamo così, di quelle che sono le copertine, non solo fermarmi all'esterno, e non dobbiamo solo fermarci all'esterno, così come succede anche, dicevamo, per la Befana. Quindi non fermiamoci all'esterno di questa vecchina ma in realtà ricordiamoci che ha tantissime cose da raccontarci. Per cui niente, questo è stato un po' quello che ci siamo raccontati questa mattina. Per il resto, beh, io vi auguro una buona Epifania. Vi do appuntamento a martedì prossimo. A martedì prossimo, e cercheremo di ritornare un po' in quello che è il campo invece della musica rock. Quindi, insomma, spero di trovarvi, come sempre, puntuali e tantissimi, come siete stati anche oggi. Vi saluto e ci ritroviamo martedì. Ciao, grazie, grazie ancora.